Presidente D'Alema, ospite qui a Terni del Centro Sociale di Via Vulcano. No, io ieri ho avvicinato la figlia di Alcide De Gasperi, la signora Maria Romana De Gasperi, e le ho chiesto cosa avrebbe pensato suo padre di questa Europa. E lei mi ha risposto: ma mio padre era troppo avanti anche per questa Europa. A questa Europa manca un'anima, ha detto lei. Secondo lei è così? Manca un'anima a questa Europa? Sì. Questa Europa si è, soprattutto in questi ultimi anni, ripiegata su una dimensione economicista. Io infatti ho scritto un libro che si intitola Non solo Euro, proprio per dire che l'Europa deve avere un'anima, cioè deve avere dei valori, un'ispirazione, che sono la democrazia, il lavoro, l'eguaglianza, la giustizia sociale. Questi sono i valori, insieme a quello fondamentale della pace, da cui il progetto europeo ha preso forza, ha preso inizio. Non solo le leggi, non solo la moneta per fare l'Europa, anche la solidarietà. Il male di pochi dovrebbe essere quello di tutti, nel senso che se ne dovrebbero fare carico tutti i paesi dell'Unione. Certo, fra l'altro i confini dei paesi mediterranei sono confini dell'Europa, non sono confini dei singoli paesi. E dovrebbe l'Europa avere una politica solidale dell'asilo e della immigrazione. Questo non c'è, fino ad oggi non c'è stato per l'egoismo di alcuni paesi. Ed è una delle ragioni per cui occorre una svolta politica in Europa. De Gasperi diceva che per costruire l'Europa bisognerebbe più distruggere che edificare, e pensavo ovviamente agli egoismi nazionali e personali. È ancora così a distanza di 50 anni? Io penso che la classe dirigente, i padri fondatori dell'Europa avessero alle spalle la tragedia della guerra, e quindi dovevano distruggere i nazionalismi che avevano portato l'Europa a due guerre mondiali. Oggi io penso siamo in una stagione diversa, dobbiamo costruire l'Europa politica, perché non possiamo illuderci che soltanto la moneta unica e il mercato unico ci diano l'unità fra gli europei. Se noi non costruiamo una dimensione politica, democratica, più forte e comune. Presidente, che cosa spera per queste elezioni? Che Italia manderemo, secondo lei, in Europa? Guardi, noi abbiamo mandato in Europa Berlusconi e tutti ci ridevano dietro, questa è la verità. Se adesso dovessimo mandare un altro comico a rappresentare l'Italia, io credo che si farebbero l'idea che non c'è nessuna speranza. Ecco, io credo che noi dobbiamo rafforzare il governo, dobbiamo rafforzare una classe dirigente giovane che intorno a Matteo Renzi sta cercando di rimettere in movimento il paese, e quella è la classe dirigente oggi che può ridare all'Italia un ruolo in Europa. Le chiedo un giudizio sul governo. Ha appena cominciato il suo lavoro, ma sicuramente ha impresso un dinamismo nuovo alla vita politica italiana, ha avviato un'agenda di riforme coraggiose, quindi io penso che dobbiamo sostenerlo, anche perché è l'unica speranza per il paese. Qual è l'alternativa? La gente che va in Parlamento per salire sul tetto, francamente. Questo è un paese che ha problemi talmente seri che non li si risolve con le pagliacciate. Grazie Presidente. Grazie.